Salve, buonasera, sono Francesco Passantino, sono un formatore, un consulente nel settore delle nuove tecnologie, nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Da Presidente del Consiglio io parlerei di innovazione, parlerei di alcuni pilastri fondamentali del settore dell'innovazione. Qualcuno tra gli interventi che mi hanno preceduto ha iniziato a discutere questi argomenti. Uno fondamentale è quello dell'innovazione nelle infrastrutture. Sicuramente tutti saprete che l'esigenza della larga banda è fondamentale. Oggi ci sono milioni di italiani che ancora non hanno accesso alla linea ADSL. Andando avanti con la lista delle innovazioni, lavorerei sulle innovazioni di carattere istituzionale, essenzialmente di comunicazione, nel senso che oggi l'Italia ha dei buoni strumenti di e-government, però non sa promuoverli, non sa parlarne, e dunque oggi ci sono tantissimi cittadini che non sanno che possono migliorare la loro interazione con le pubbliche amministrazioni attraverso internet perché non c'è nessuno che gliel'ha detto. Un altro intervento a livello di innovazione istituzionale può essere il miglioramento di alcuni aspetti normativi. Oggi abbiamo alcune norme che sono ingessate, soprattutto nel settore della privacy, del copyright, della responsabilità degli internet service provider. Abbiamo delle normative differenti rispetto a paesi che sono un po' più evoluti rispetto a noi, e dunque si potrebbe porre maggiore attenzione nella modifica di queste leggi per fare in modo che si attui un vero sviluppo in Italia. Continuando con la lista delle innovazioni che attuerei, sicuramente un'innovazione fondamentale potrebbe essere l'innovazione delle competenze. Io lavoro da anni come formatore, soprattutto nei master post laurea, però ho avuto esperienze con utenti, allievi di tutti i tipi, dai ragazzi delle scuole medie alle persone che stavano per andare in pensione, agli enti universitari, ai pensionati. È fondamentale lavorare con gli studenti nelle scuole, nelle università, con le piccole e medie imprese, per far capire quanto sono importanti oggi gli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Un caso eclatante è quello dell'e-commerce. Se noi oggi attuassimo un piccolo laboratorio istituzionale che coinvolgesse tutti i cittadini e le imprese sull'importanza, sui vantaggi che si potrebbero ottenere attivando delle pratiche di e-commerce, potremmo ottenere dei grandi vantaggi, benefici di carattere economico. Tra le ultime innovazioni che attuerei, una fondamentale è quello dello sviluppo dell'impresa. Qualcuno tra chi mi ha preceduto ha già parlato delle start-up. Le start-up tutti sanno ormai cosa sono, sembra importante. Io lavorerei sicuramente sugli incubatori di impresa, ma li cambierei. Parlerei soprattutto di acceleratori di impresa, fare in modo che le persone che hanno qualche idea di carattere competitivo possano entrare in contatto tra di loro, possano collaborare e accelerare lo sviluppo della loro idea collaborando, cooperando. È un fattore fondamentale questo. E queste nuove aziende non devono considerare il finanziamento pubblico quale motore fondamentale per partire con la loro attività. Anzi, dovrebbero anche farne a meno, no ai finanziamenti, e lavorare soltanto sulle metriche, cioè su quanti posti fissi riesce a generare e su quali profitti riesce a portare a casa. Ultimo livello. Oggi si parla moltissimo di open data, è un movimento molto importante, la possibilità che danno le pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati e le informazioni di carattere statistico che loro hanno a disposizione nei loro archivi, ma difficilmente oggi mettono a disposizione del pubblico. Ho notato per esempio che il sito del Comune di Firenze ha fatto delle attività in questo senso. Ebbene, io utilizzerei questi dati per istituire una sorta di Ministero della Verità. Tantissime volte vediamo trasmissioni televisive oppure dichiarazioni dei giornali dove politici citano dei numeri che sono diversi da quelli che aveva detto un politico differente il giorno prima. Ebbene, io questi numeri citati andrei a verificarli per dire chi ha ragione, perché sono veramente stanco di bugie. Grazie.